Giorgio Arampone, candidato a sindaco a Sommariva Bosco, io le chiedo subito quali sono i suoi punti programmatici per convincere gli elettori sommarivesi, insomma, in una partita dove affronterà il sindaco uscente. Allora, i punti programmatici, lei sa bene che si fanno dei bellissimi programmi molto articolati, poi alla fine vai nelle borgate, giri la Sommariva e ti rendi conto che i problemi dei singoli superano ogni programma fatto prima. Quindi io adesso le dico cosa è venuto fuori in questi giorni dal mio girare alle borgate in un modo o nell'altro, con la bici o con la macchina. Allora, la prima cosa che viene all'occhio è che abbiamo parecchi luoghi di Sommariva che non sono serviti dalle fogne. Abbiamo parecchi luoghi che si lamentano di non avere la necessaria illuminazione, abbiamo parecchi luoghi che lamentano ad esempio che hanno l'acqua sporca, abbiamo tanti luoghi, perché Sommariva è articolata in parecchie borgate, quindi è un comune molto grande e disperso. Allora, sostanzialmente la cosa che mi riprometto è quella di dare più spazio ai giovani. Questo paese sta un po' morendo, i negozi stanno morendo, stanno chiudendo, i commercianti lamentano che comunque c'è uno spegnimento proprio dell'attività lavorativa. Quindi favorire il commercio, diminuire le tariffe delle persone che vengono a fare eventualmente a mela mela o comunque delle manifestazioni, lasciare più spazio eventualmente ai commercianti di fare delle proprie iniziative, se possibile, se andiamo in comune, dare delle piccole, chiamiamole sovvenzioni, aiuti a chi metterà dei negozi nuovi o comunque delle attività commerciali. In secondo luogo, favorire un pochettino l'economia dei giovani, magari l'estate i ragazzi, creare delle piccole consulenze a questi ragazzi che possono guadagnarsi qualcosa. Sono tutti studenti, vanno tutti fuori Sommariva perché non trovano praticamente niente, incluso il piccolo guadagno. La biblioteca può essere gestita anche in questo modo, con l'aiuto degli anziani, ma anche qualche giovane che magari prolunghi l'orario e si possa andare a studiare in biblioteca. Poi ci sono altre mille cose che possiamo dire. Noi abbiamo migliaia e migliaia di mucche a Sommariva. Siamo un paese agricolo in cui c'è proprio uno sviluppo, diciamo, sia della coltivazione che dell'allevamento. Noi non abbiamo una macelleria tipica, dei prodotti particolari tipici, abbiamo però questa carne meravigliosa, no? Che possiamo sviluppare eventualmente mettendoci d'accordo con gli agricoltori di fare un negozio anche di prodotti tipici sommarivesi. Altre cose che le posso dire, centinaia di cose possono dire Sommariva. La cosa che però forse colpisce di più è che abbiamo una casa di riposo molto bella, molto grande. Non riusciamo in questo momento a capire bene il suo futuro. Vedremo un attimino da quello che succede di sviluppare un discorso col comune, capire se siamo maggioranza o minoranza, come finirà questa casa di riposo. Altre cose, abbiamo una bellissima colonia alpina, potremmo sfruttarla meglio. Abbiamo questi giovani che vogliamo far lavorare, possiamo eventualmente occuparli nel fare delle estate ragazze anche in maniera alpina. Altre cose che le posso dire, abbiamo i parcheggi blu. La gente, soprattutto i commercianti, lamentano che devono pagare. Dovendo pagare praticamente gli utenti, pagare il parcheggio, i commercianti si trovano in difficoltà, perché sarebbe meglio mettere un disco orario a 60 minuti che le persone arrivano, mettono la monetina e in un certo quel modo si fermano al tempo di comprare e poi se ne vanno. Poi ci sono altre piccole problematiche. Noi siamo qui in un'area, e questa è una via che rappresenta, è stata chiusa, è stata messa via pedonale. Sono falliti la metà dei negozi in questa via, no? Se vuole andiamo anche a vederla. I commercianti, un attimo solo, ciao! I commercianti di questa via, le guardi un attimino, mi chiedono, ma non possiamo ristabilire un paio di parcheggi, la possibilità? Io adesso non so le trattative che il comune abbia fatto in passato con la regione o altre cose. Certamente sarebbe vantaggioso ristabilire almeno un traffico per chi va a comprare, non solo un'area pedonale, che tra l'altro è piccolissima questa area pedonale. Quindi togliere i parcheggi a pagamento, mettere i parcheggi a 60 minuti, favorire il commercio anche nelle vie che sono state chiuse senza rispetto dei commercianti,
e poi favorire lo sviluppo di fiere, manifestazioni, ma eventualmente canine o feline, qualcosa che possa comunque chiamare le persone in questo paese. So che in alcuni paesi ci sono le feste della birra, si potrebbe fare anche qui una festa della birra. E poi i giovani mi chiedono la notte bianca. Gli anziani cosa mi chiedono? Mi chiedono di stare attento molte volte a dei pier particolari che sfuggono generalmente ai sindaci che non girano. Per esempio, l'altro giorno ero con gli anziani della piazzetta della farmacia più avanti e mi dicono: stiamo attenti che alle scuole ci sono un'enorme fila di pini che rischia di crollare da un giorno all'altro. Sono dei pini alti una cinquantina, 60 metri. Ora, il pericolo fa sì che un domani che crolla un pino ci potrebbero essere 20-30 ragazzi che stanno passando andando a scuola. Io avrei attenzione anche per queste piccole cose, che sembrano delle cose inutili, ma un albero che cade può coinvolgere una casa, delle persone, può anche provocare delle morti. Non mi vengano a dire siamo assicurati, non è questa la natura del problema. La natura del problema è togliere le buche dalle strade che vanno alle frazioni e soprattutto favorire la viabilità. Noi qui, un altro dettaglio, non abbiamo il pullman che arriva. Il pullman arriva a Sanfrè, il pullman che va da Bra arriva a Sanfrè. Insomma, arriva completamente fuori dalla comunicazione del pullman. Mi dicono: c'è il treno, ok, c'è il treno, ma lei vede qui una persona anziana, magari altre persone anziane che sono vorrebbero prendersi il pullman e andare a comprare nei negozi, al Penny, al Mercato. Ora il pullman qui non c'è, finisce a Sanfrè. Non si è mai capita la ragione. È uno schifo, mi dice questa signora. Allora, io non voglio annoiarvi, finisco qua. Ci sono mille cose che si possono dire di Sommariva. Io sono andato molto allo spiccio. Mi rendo conto che magari non ho detto tutto, però c'è tempo. Andiamo in comune, cerchiamo di difendere la posizione, cerchiamo di tutelare l'interesse dei cittadini di Sommariva. Vi ringrazio, arrivederci.